Ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo Gesù. E questa sera ti vogliamo offrire come in un vaso questi tre fiori di un'unica pianta che come la pianta verde del tuo spirito, i fiori rossi della fede, della speranza, della carità, ti offriamo, Signore, questi fiori. E ti benediciamo, Signore, o Dio uno e trino, che vivi anche in questo ostia, perché dove c'è una persona divina, ivi ci sono le altre due persone. Ti adoriamo, ostia divina, che splende sul mondo e annunci sempre il sacrificio dell'uomo Dio per la salvezza degli uomini. Ti adoriamo, ostia divina, adoriamo te, mentre il mondo odia la bestia rossa e la bestia nera, mentre il mondo va dietro la corruzione, va dietro il peccato, è divorato dal nemico. Noi ti adoriamo, ostia divina, che ti sei immolato per il peccato del mondo e col tuo sangue hai distrutto il rosso del nostro peccato. Lode e gloria a te, Signore. Gesù, tu ci guardi da quest'ostia, tu ci scruti e ci conosci. Tu pensi con lo sguardo i nostri cuori. Ti chiediamo, Signore, che non ti limiti a scrutare i cuori, ma a bruciare i cuori, a bruciare il peccato, a bruciare le tre concupiscenze, a bruciare i sette vizi capitali, perché ti possiamo offrire un sacrificio di lode, perché possiamo essere offerti a te e al Padre in sacrificio di soave odore. Nasce ancora decimo figlio noi, nasce di Aremmi e scinti a l'anima di Genenti mia nana mia, mia Aremmi e scinti, ancora genti mi mai nisci mongosci mi genti Cantate, cantate a colui che viene e adorate con lui il Padre per i cieli. Adorate cantando, cantate, cantate e non finite mai come gli angeli in cielo. Cantate, cantate perché il mondo vocifera contro di lui. Gli anime nascono. Noi ti adoriamo, Signore Gesù, e ti benediciamo perché per la tua santa croce redenta il mondo, all'agnello immolato che siede sul trono, gloria, onore e potenza nei secoli dei secoli. A te salga l'incenso della nostra preghiera, l'incenso che sono le preghiere dei santi, sia lodato, Signore Gesù. E tu fiora mi scema ieni a lui, nuclini a noi anime scusate. Anini a namenti, ne mana mai a manna na, nata da ieri a na, fiora
Io cerco adoratori, dove sono gli adoratori? Io cerco adoratori di spirito e verità. Lasciami in danuncio mento a me. A te si piega ogni ginocchio in cielo, in terra, in ogni luogo. E ogni lingua proclama che tu sei il Signore, la gloria di Dio Padre. Uscite dalle vostre case, tornate nelle vostre vie, voi che avete creduto al Signore, voi che avete ricevuto il suo Spirito, perché andate errando di qua e di là, dice il Signore che vi aspetta. Dovreste essere tutti qua ai piedi di Gesù, e andate a destra e a sinistra, voi toccate dal mio Spirito, voi eletti perché foste adoratori e adoratrici della mia santa presenza. Andate, andate, raccogliete per i siepi, per le vie, tutti quelli che incontrate, malati, zoppi, ciechi, tutti venite qui, nella mia casa c'è posto per tutti, ma quelli che sono stati invitati non entreranno. La mia potenza è grande, io farò di queste pietre gli adoratori di Dio, io farò degli schiavi nei liberi, io farò di quelli che sono, che non sono, quelli che sono nella mia casa. Mi sceglierò anche dagli stranieri, coloro che offrono sacrifici sul mio altare. O voi tutti ammalati, io vi risano nella vostra infermità, io vi risano nella mente e nel cuore, cantate a me e sarete tutti raggianti, io assorbo in me tutte le vostre malattie, perché io sono il potente, io sono la salute, io sono la guarigione, io sono la liberazione, io sono la vita. Cantate, cantate a me, o prigionieri della speranza, cantate o malati, cantate o sbandati, cantate, cantate a me, io sono il vostro Dio. Non cessate di cantare, questa sera si canta, soltanto si canta e si adora. Sono gli angeli qui, angeli santi, venite, adorate con noi. O Maria, sei qui con noi, adoratrice eterna di Dio, adoratrice perenne di Dio. O Maria, l'adoratrice qui in terra di Dio tuo figlio, vieni, vieni qui ad adorare tuo figlio e insegnaci ad adorare, o madre dell'adorazione. Noi ti veneriamo, madre dell'adorazione, metti l'adorazione dentro il nostro cuore, la tua adorazione fatta di umiltà, fatta di nascondimento, fatta di fede, fatta di amore. Yeah.
mente fuori di mia nave, né per me a mia nave, né mia Marianti a scia rona maio. Anche l'asino di Balaam parlava, parlate anche voi, voi siete figli di Dio, parlate, io vi do la mia loquela, vi do la mia lingua, vi do la lingua degli angeli, parlate a me, adoratemi, io sono il Signore che rinnova tutte le cose, io cambio tutte le cose, io sono il Signore, io sono l'Alfa e l'Omega, io ero morto e sono vivo, io sono il vivente in mezzo a voi. Allontanato da te il male perché tu non abbia a subirne la vergogna. Ecco, io stermino tutti i tuoi oppressori, io soccorro gli zoppicanti, io raduno i dispersi, li porto in loro e fame, dovunque sulla terra sono stati oggetti di vergogna. In quel tempo io vi guiderò. Io vi risanerò da tutte le vostre infermità e vi darò fama e lode perché io rassimilerò la vostra sorte, dice il Signore. Amen. Grazie Signore, lode e gloria a te. Grazie Signore di questa parola di sofonia. Grazie Signore. E adesso fratelli e sorelle, dopo questo canto di lode, noi continuiamo la lode personale, magnificando il Signore, ringraziando il Signore di quello che ha fatto per ciascuno di noi. Il Signore questa sera scende in ciascuno di noi e vuole lasciare la sua rugiada del cielo che rinfreschi le anime nostre, consoli le anime nostre e ristabilisca la nostra carne. Ci saranno oggi tante piccole guarigioni, ma tante guarigioni, tante, perché il Signore si è posato come rugiada luminosa su di noi, i cieli si sono aperti e il Signore, implorato da Maria, nostra madre, è sceso su di noi. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Confermo gloria la a te, preghiera di Padre Matteo con la parola di Giovanni. In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Il Signore sta toccando l'utero di una persona, di una donna presente, sta guarendo l'utero di una persona che era malmenato e diventerà culla della vita. Alleluia. C'è un uomo che dice, ci sarà qualche cosa per me questa sera? Sì, c'è qualche cosa di nuovo per te. Il Signore sta penetrando dentro il tuo cuore. Ti sta dicendo parole che tu mai hai ascoltato. Parole di un padre al figlio. E ti chiama a sé. Ascolta la sua voce. Sentirai una cosa nuova dentro di te. Proprio tu che sei venuto qui e in cerca di qualche cosa di nuovo per te. La cosa nuova sono io, dice il Signore, io che ti parlo. Un piede claudicante viene toccato dal Signore ed anche una schiena dolorante in questo momento viene toccata dal Signore. Il Signore tocca l'inguine di una donna e il Signore guarisce. Grazie Signore Gesù. Una cistovarica viene toccata dal Signore e sparisce, non si trova più traccia. Attraverso noi. Adesso ci presentiamo a te tutti, come fin dall'inizio. Tu ci hai promesso di guarirci.
la tua grazia di guarigione già è scesa su di noi, ha contratto i nostri cuori, ha rinvigorito le nostre membra, e noi ti ringraziamo. Ma ancora una volta noi vogliamo invocare il tuo sangue su di noi, in remissione dei nostri peccati e in guarigione di tutte le nostre malattie spirituali e fisiche. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo vero Dio vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.